Ho inventato la mucca volante, si può fare. Aiuto, aiuto, ho strabuggato il gioco. Cosa ho fatto? Sto volando. Allora, devo provvedere i suoi bisogni, quindi felicità, cacca e cibo. Infatti ha fatto parecchia cacca. Oh, ma dai, devo prendermi cura del Tamagotchi per davvero. Ok. Salve a tutti, sono Dragon Gamer e bentornati su Suicide Guys Sleeping Deeply. Allora, lo scorso episodio ci siamo iniziati sto boio di gioco che è stato profondamente traumatico. Non davvero, fra la marea di bug che ho incontrato e il resto dei livelli che sono, una sofferenza incredibile perché ci mangio sopra. Ecco qua. Avete visto che questo livello qui, madonna, mi ha fatto soffrire in modi indicibili. Ma montando il video mi sono venute un pochettino di idee, quindi ci riprovo. Cioè, non ho mai visto un livello di Suicide Guy che fosse così lungo, onestamente. Yay, e rieccoci qua per la mia gioia. Allora, vediamo di riattivare pian pianino tutte le cosine. Questo ci perdo proprio 10 secondi. Mi è venuto un piccolo pensiero. Vi ricordate che qua dietro ci diceva che praticamente dovevamo usare due oggetti, ovvero il trampolino e quella specie di ascensore? Non è che li dobbiamo fondere, non nel senso di appoggiarlo uno sopra l'altro, ma proprio fonderli. E magari se li ordiniamo entrambi nello stesso momento, potrebbe essere che ce lo lasci fare. Aspetta, butta dentro, ordina il primo coso e via. L'acne mi farà sempre morire sta roba, ma porco cane. Qui ci arriviamo tranquillamente. Lo scorso episodio ci eravamo sbloccati la metà degli oggetti, però non ero riuscito a trovare i palloncini, che devo ancora capire onestamente a cosa ci possano servire. Perché sto panzone non è che lo tieni su con i palloncini, Ecco qua, e abbiamo usato anche il secondo. Lassù c'era invece il ventilatore, che credo che vada associato ai palloncini, probabilmente permetterà di spingerli un pochettino fin là. Se noi clicchiamo ci possiamo fare reinstampare i progetti. Ora, se io prendo questo progetto dell'ascensore e ci metto anche il progetto del trampolino, non è che per gran botta di iperchiurlo me li spedisce tutti e due assieme? Oh, proviamo. Gioco, ce la puoi fare? Ok, arriva un solo pacco. Quindi o sono strabuggati o potrebbe funzionare. Vediamo un po'. Oi! Oh, ma dai, l'idea era buona. Quindi si possono fondere i due oggetti. Mamma mia. E infatti mi ha sbloccato un achievement: unisci due oggetti assieme. E sì, ma gioco, anche te, la vaghezza è qualcosa di incredibile. No, davvero, sono stato, credo, più di 50 minuti a tentare di risolvere questo livello. E vabbè, ha funzionato anche troppo bene. E qua c'era l'ascensore, il ventilatore. Buono, in teoria questo oggetto lo possiamo usare anche da altre parti. Guarda quanto ci manda in alto. Ok, e ci siamo sbloccati pure questo. Allora, io adesso vedo di riordinare intanto sti due. Tanto lui ti cancella tutto, in modo tale da averli... in questo caso serviranno separati, perché vedo che qui mi indica di usare l'ascensore, mentre di là invece di usare il trampolino. Quindi ora li dobbiamo riseparare di nuovo. E vi sono tutti felici e contenti. Cioè, sto spendendo una marea di soldi per Amazon che è metà basta. Mob, tagli, diventerò povero. Ah no, è vero, sono già povero. Dai che te lo buggo su... Oddio, cosa ho fatto? Ok, per un secondo ho temuto il peggio. Allora, questo va sotto la seconda. Probabilmente, vieni giù ciccio. No, arrottati, developpati, vaffanculizzati, ok. Se salto da una certa altezza lui mi butta abbastanza in là. Mentre invece quest'altra, opa, là, ci servirà per raggiungere l'altra zona centrale lì. Aspetta un secondo. Ciao fisica, funziona in maniera molto bizzarra come al solito, della serie non capita mai, ma proprio mai. Presumo sia più o meno al centro. No, davvero, gli sviluppatori sanno bene che questo gioco, il primo, era iper, super, mega buggato che metà basta. Ok, e questo non è da meno. Ho paura, ho genuinamente paura, vai tizio. Boink, oh, ha funzionato. Non ci credo ha funzionato, ammetto mi sono cacato tantissimo. Oddio, aspetta, ne vedo un altro laggiù. Perché se premo shift in sto gioco, a mo' di Minecraft, vai più lento. Ok, meglio prendersela con calma, tizio. Tanto ormai, se non ti ho ucciso la birretta, non ti uccide più nulla. Anzi, no, aspetta, devo sperare che qualcosa mi uccida in sto caso. E abbiamo... Oh, i palloncini. Grazie. Grazie veramente un sacco. Quindi in teoria si possono fondere gli oggetti, credo, anche coi palloncini. Ah, qua c'è un altro percorso. Oddio, oddio, furbino. Vediamo se ci porta... Oh, da qualche parte. Mi cacco che voi non ci avete idea. Mi pare che qui è dove abbiamo trovato la fionda. Oh, non mi dire che c'era una strada più breve per raggiungere la fionda. Ma no, ma no, ma non ci credo mai nella vita. Ok, abbiamo anche la fionda. Credo che siamo a 5 in teoria. Ce n'è un altro laggiù e lui ci dice di fondere i palloncini con qualcosa. E... bella domanda. L'unico oggetto che mi viene in mente potrebbe essere il trampolino.
Se mettiamo palloncini e trampolino ci ritroviamo con un trampolino volante. Vabbè, allora, ristampami uno di questi. No, questa è la fionda. Dammi anche il palloncino. No, stampa. Buono, in teoria palloncini prima e trampolino dopo. Non credo cambi l'ordine, spero almeno. Ecco qua. E ordiniamo un'altra cosa. Ah, ammetto, ragazzi, l'idea non è male. Però se il gioco te le spiegasse meglio queste cose. E cosa viene fuori? Vediamo un po'. No, veramente. C'ho la piattaforma che rimane sollevata. Oh, però si piglia anche delle pacche incredibili. E in teoria, dov'è il ventilatore che l'abbiamo sbloccato? Fammi ordinare anche questo. Possiamo spingerla molto, ma molto più in là, usando il potere del ventilatore. Perfetto, faccio una prova veloce, aspetta. Lo posso attivare? Ah, quando ce l'ho in mano. Sì, te lo spinge molto più in là. Perfetto, 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 perfetto. Quindi in teoria adesso se io la devo portare tipo di là, basta che la metto, aiuto, non ti buggare. Per sta sollevata, sta sollevata. Mi piace come ho il ventilatore a batterie. Ma santo cielo, aspetta un secondo, sto anche morendo di caldo io perché non posso accendere il ventilatore qua dentro. Perché se no si sente sul microfono, vai. Credo sia arrivata dall'altra parte. Aspetta, spegnimi questo che mi consuma corrente. Aspetta che non mi voli in culolandia. Lei rimane peraltro sempre alla stessa altezza quindi. Possiamo usare lo stesso trucco che abbiamo dato dall'altra parte. Ci saltiamo da una certa altezza e in teoria mi spinge là sopra. Che mi domando cosa ci sia. No, aspetta, mettila magari un po' più centrale. Ole. Buono, o la valla la spacca e con sta panza la spacca di sicuro. Beh, aiuto, aiuto, ci arriviamo fin laggiù. Boink. Ce l'ho fatta e ci sblocca il pogo. Come si chiama pogo sto coso, mi pare? Oh, vabbè, c'era qualcosa di intermedio. Cos'è che ho dimenticato? La mucca. Senti, intanto dammi il pogo. Che non so cosa ci serve. Probabilmente ci permetterà di saltare alcune zone. Vediamo un po'. Vai di pogo. Olè. Non ho mai usato un pogo in vita mia. Anche perché mi ci gioco la colonna vertebrale. Ah, mamma mia, sto livello. Sapevo che sarebbe stato traumatico. Ma santo cielo. Sì, è un pogo. Allora, vediamo un po'. Oddio. Oddio, ma salta tantissimo. Boink. Vabbè, ma è praticissimo. Posso raggiungere praticamente qualunque zona così. Allora, c'è un coso blu là in fondo. Aspetta, quindi devo usare il pogo per arrivare dall'altra parte. Aspetta. Aspetta, oddio, devo guardare sempre in basso. Oh, non ci arriverò mai. Ci sono arrivato incredibile. Ok, ce la posso fare. Cosa potrebbe mai andare storto, The Long Gamer? Oh, madonna. Oh, ma dopo mi spinge anche un attimino di lato. Chi ha inventato sto gioco? La fine di morte. A parte che mi pare, non vorrei dire una boiata, ma dovrebbero averlo inventato un po' di italiani. Ah, devo arrivare là sopra. Ci posso arrivare? Aspetta, aspetta, mi avvicino un po' sul bordo. Boink. Ok, no, vabbè, mi fai caccare troppo. Aspetta, vai di nuovo sul bordo. Boink. Oh, ok. Aspetta, ok, più avanti, buono, ne devo fare altri tre salti, se li sminchio adesso piango tantissimo, ok, ok, oh, come scendo dal pogo, così, ok, attivato e mi sblocca la mucca, olè, sono anche tornati dietro col pogo, cosa vuoi di più dalla vita, buono, e abbiamo la mucca, oh mio Dio, non mi dire che è la mucca dello scorso gioco perché è stata un'esperienza traumatica. Ho fatto volare mucche, se ricordo bene. C'era anche, aspetta, c'era anche la pecora. No, la capra l'abbiamo fatta diventare Satana. Cioè abbiamo fatto il rito satanico. E poi c'è stata la mucca che l'abbiamo resa transgenica, tipo con le radiazioni. Sembra la stessa vecchia mucca. Sei invecchiata bene, tizia, Allora, la mucca, secondo me, va fatta precipitare. Vi ricordate che c'era una casetta con sopra il legno a bloccare la porta dell'entrata? Come la portiamo di là? Oddio, quei palloncini. Allora, aspetta che mi ordino un'altra mucca. Perfetto. E mi ordino palloncini. Quali sono i palloncini? Questi qua, perfetto. In teoria, se fondiamo i due, dovrebbe funzionare. Aspetta un secondo. La mucca è questa. Quindi c'ho la mucca con i palloncini. Ok. Vediamo, in teoria, quando premo la mucca sparisce. Vediamo un po'. E vai. Sì, la mucca sparisce all'istante. Se non ho fatto una boiata, dovrei avere la mucca volante. Vediamo un po'. Ho inventato la mucca volante, si può fare. Abbiamo la tecnologia e l'imbecillità e adesso posso muoverla tranquillamente. E neanche troppo tranquillamente perché, oh mio Dio, devo portarla comunque dall'altra parte. No, non buttarmi sotto il ventilatore, maledetta mucca. Aspetta, no, resta lì. E ora col ventilatore, come funziona così anche nella vita vera, potete spostare le mucche. È così che i vaccari spostano le mucche, per inciso. Cosa pensate? Allora, aspetta che cerco di arrivare dall'altra parte. E ciaone. E ciaone. Chi è che ha messo una scala qui? Ha pensato fosse una buona idea? Oh, c'è la mucca che mi gira. La mucca orbitante. Adesso mi ritrovo. Aspetta, riprendiamo questo. Spingiamo la mucca di là. Beh, io adesso devo arrivare. Come arrivo col ventilatore di là? Beh, c'è la scala. Dimmi che c'è la scala. È che io ho un po' paura a usare le scale. Perché lo scorso episodio nel livello di Mad Max mi sono buggato tantissimo. Se la mettiamo lì sopra, in teoria poi con la fionda la posso far cadere. Perché sto coso è anche sensibile.
Com'è? Secondo me è ancora un ciccinino. Non è male. Aspetta, lascia qua un secondo il coso. E mi pare... è orientata bene, eh. L'ombra poi è proprio qua sopra. Allora, fionda. Eccola, qui non l'avevo ancora ordinata. L'ho provato al corso episodio, ma era tipo super iperbagata. Vai, ok. Peraltro ci tengo a far notare che da quando sto ordinando questi materiali non mi è arrivata la fattura. Quindi il negozio in cui acquista il Suicide Guy e lavora nero. Non è giusto perché non c'ho la garanzia sui prodotti. Ok, un piccolo passo per la mucca, un grande passo per l'umanità. Vai, mucca. E... boia! E mi è tipo esplosa la mucca. Mucca, tutto bene? Aspetta, lasciami qua la fionda. La mucca pare a posto. Vuoi che ti portiamo un po' più in giù, mucca? Vuoi provare a entrare anche tu? No, la mucca resta lassù. Ok, tutto questo per... tutto questo per la statuina? Oh! No! Mucca, perché non me l'hai detto? Aspetta, fammi uscire da sto boia di posto. Era qua dentro la statuina. Perché lo scorso episodio ero finito dall'altra parte... e c'erano, mi pare, un paio di pulsanti. Uno dei quali probabilmente deve esserci la mucca sopra per attivarlo. Oh no, allora aspetta che recupero tutti gli oggetti. Anzi, non me li riordino che faccio prima. Tanto ho un buon bel po' di credito sull'Amazon di Sleeping Guy, quindi non ci sono problemi. Come poi alla porta di là, che non è semplice. In teoria posso mandarla sulla stessa zona di prima e poi spedirla di lato. Oddio, mucca, non mi orbitare in maniera strana, eh. Vai, mucca, libera e felice come una farfalla. O una mucca volante. Tecnicamente questo si può includere nella categoria violenza sugli animali, abuso di animali e altro. Vai, mucca. Ok. Ok, aspetta che la pingo un altro po' più in là. Sono sicuro che ci sarebbe stato un metodo più semplice, tizio. Solo tu hai i sogni così complicati, eh. E ora, aspetta un secondo, che giro la mucca. No, non in quel senso. Perché mi capitano ste cose? Perché mi capitano codesti incidenti? Mucca, buona che non è facile, eh. Ok, salvo intoppi. Dovremmo riuscire ad orientarla abbastanza bene. Vai. Credo sia giusta. Ok, allora lasciamo qui il ventilatore. Per bucare i palloncini però mi serve la fionda. E mi servirà il pogo per arrivare esattamente lì. E vabbè, 70.000 giri devo fare. Mi sa che siamo proprio all'ultimo. Domanda necessariamente stupida. Riesco a pigliare la mucca da qua? Io sparo un pochettino. In teoria mi dovrebbe arrivare sopra il pulsante. Vai con un po' di cure. Ma vabbè, cioè il DeLong Gamer ogni tanto ci stupisce. A posto. Ripiglia il pogo e via di qua. Ok. Salta giusto. Bravo tizio. Aspetta, mollami il pogo giusto. Mollamelo giusto. Ok. Ora se entrambi lo premiamo, che succede? Cosa abbiamo attivato? Ah, una piattaforma che ci permette di arrivare dall'altra parte. Grazie mucca, sei stata utilissima, eh. Oh, sentite, tanto il WWF mi odia dei tempi di Far Cry 4 la Valle degli Yeti. Quindi peggio di così non potrebbe andare. Ok, aspetta, devo... oh mio Dio, quanti percorsi ci sono? In teoria devo andare da di là. Che di là non so neanche dove mi porti. Aspetta che mi cacco troppo. Vai, madò. Giusto, giusto, buono. Aspetta, vai in angolino. Boink. Ok, qua salta sopra. Aspetta. Ancora un paio di salti ed è fatta. Non so se arrischiami a farlo lungo l'ultimo. Vabbè, fotte sega. No, 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 mi sono pentito. Mi sono pentito, ok. Ok. Ma manda via quel pogo di merda. Ah. E finalmente abbiamo l'innesco. Aspetta. Torno indietro col pogo. Ormai mi ci sono affezionato. Sono stato convertito al lato oscuro della pogaggine. Yay, finalmente. Questo livello me lo riesco a finire. Va via, pogo di merda. Ok. Dammi qua, mamma mia, per avere un innesco per gli esplosivi. In culolandia proprio. Tizio, te c'è il subconscio che non ti vuole lasciare andare, eh. Io non capisco come sia arrivato ai suoi 28 anni. Perché quest'uomo c'ha 28 anni portati malissimo. Che faccio? Li butto qua? Come funziona l'innesco? Oh, dobbiamo fondere gli oggetti. Aspetta un secondo, guarda caso, la parte sopra del pogo sembra l'innesco della bomba. Quindi mi sa che questi due vanno fusi in qualche modo. Magari mettiamo anche la mucca che tende ad essere un po' esplosiva. Avete visto l'effetto prima, neanche Michael Bay. Provo, secondo me sto facendo la boiata. Non è despawnato però. Curioso, di solito te li despawna. E oh, ok, quindi questo è completamente inutile. Perfetto, e adesso abbiamo l'innesco a pogo praticamente. Ok. Mi raccomando ragazzi, quando fate detonare un esplosivo di queste dimensioni, assicuratevi di essere a distanza di sicurezza, più o meno una trentina di chilometri. Perché se erroneamente premete così, potete innescarlo troppo velocemente. Aspetta, aspetta, aspetta. Vediamo però l'esplosione da vicino. Devo assicurarmi che sia un botto abbastanza grande. Ok. Ok, il botto era abbastanza grande, ma volevo essere sicuro. Quando si lavora nel settore pirotecnico, la sicurezza non è mai troppa. Oh mio Dio, ho finito sto livello come? Mangiamoci sopra. Oh mio Dio. Non voglio sapere qual è il prossimo. A parte che siamo... siamo oltre la metà. Siamo oltre la metà. Ci sono anche i gelati. E perché quelli non te li mangi? Ma porca di quella porca. Intanto la statuina l'abbiamo anche recuperata.
E il prossimo cos'è? Cosa sto guardando? Qualcuno me lo dica, perché c'ho gli incubi. Ah, ok, questo non me l'aspettavo. È l'anno 2000 e c'è il Tamagotchi. No, per questo siamo oltre il livello del Tamagotchi. Questo è proprio realistico. E chissà perché c'è una porta sul mondo, una finestra sul mondo. Sa molto di Giappone, a giudicare dal monte laggiù. Come anno 2000? Perché anno 2000? Ma camera della macchina del tempo, mi hai convinto subito. Quindi possiamo usare la macchina del tempo per viaggiare avanti e indietro. No, questa macchina ci riporta indietro all'anno 2000. Ma quindi ci permetterà di tornare indietro se andiamo nel futuro. E questa invece è una camera di ibernazione che ci porterà avanti nel tempo. Ok, però il Tamagotchi all'anno 2000 è ancora nell'ovetto. Di qua invece abbiamo la sala giochi, tipo... No, vabbè. Chi è lo psicopatico che si è inventato sta roba? Questo cos'è, per il cibo? Vediamo un po'. Devo prendermi cura... Oh no, devo prendermi cura del Tamagotchi. Devo dargli da bere. Allora, qua c'è la ciotola che posso tipo mettere qua dentro. Vediamo un po'. Tac. E lui la riempie di cibo. A parte che non so cosa sia sto brobrio. Ok, lasciamoli intanto qua da mangiare. Che cosa buona e giusta. E devo farlo anche divertire. Non mi dire che devo proprio pensare ai bisogni di base del Tamagotchi. Ci sono anche pulsanti in effetti. Ah, non mi ricordo cosa facessero. Non ho mai avuto un Tamagotchi nella vita vera. Allora, vediamo un attimo di spostarci avanti. Probabilmente di qualche annetto. Ecco qua. Ho detto qualche annetto. E vabbè. Cos'è successo? Siamo un po' di avanti nel tempo di 350 anni. E quello è il mio Tamagotchi? Ma mi prendi in giro? Che sto brobrio? Posso avere un Tamagotchi più bello? Anno 2350 ed è il futuro. Ok. A quanto pare c'è stato lo scioglimento di ghiacci. Però la società si è ripresa abbastanza in fretta. Allora, devo provvedere i suoi bisogni. Quindi felicità, cacca e cibo. Infatti ha fatto parecchia cacca. Oh, ma dai. Devo prendermi cura del Tamagotchi per davvero. Ok. Aspetta, qua posso lavarlo. Perfetto. Quindi devo stare attento e prendere il pianino, l'indicatore va su. Ok. Lava le cacche, a posto. Ma ciccio, non potremmo dargli, non so, tipo la sabbietta tipo gattino? Dove sta andando? Tizio, guarda che c'è anche da mangiare lì, se vuoi mangiare. Ok, si è pappato tutto. Aspetta che lavo ancora cacchine. Wow, che bello fare lo youtuber, così puoi pulire le cacchine. Ah, questa non... Ah, sì, me la fa provare. Ciccio, dai, buono un secondo. Ho capito che vuoi giocare. Un attimo, tizio. Cioè, sei peggio dei cani. Aspetta un secondo. Gli lancio la pallina. Vai a giocare con la pallina. Vai a giocare con la pallina. E lui segue la pallina. Aspetta che mi sa che probabilmente potrebbe avere ancora fame. Non vorrei che morisse veramente quando passiamo da un'era temporale all'altra. E lui è tutto felice e contento. Vabbè, che è tipo il signorottico dell'assistente, ma lascia stare. Ok, hai ancora fame, tizio? Senti, diamogli ancora da mangiare. Non mi dire che muori perché hai mangiato troppo. Dove sei? Arrivo. Tieni altre pappe per te. Allora, neanche il tempo di metterle a terra. Scusa, che hai riempito di cacca la zona. Peraltro cacca di un orribile colore. E via. Buono, dovrei aver fatto, credo, tutto. Ci sono altre cacche, direi di no. Cosa vuoi giocare ancora? Uff, dov'è la pallina? Dove non stai a nascondermi la pallina, tizio? Qui Tamagotchi. Qui Tamagotchi, vai a giocare con la pallina. Ok, tutto felice. Cos'è? C'è pure il co... No, vabbè. E lui che fa? Segue veramente la pallina. Ok, dimmi che ho provveduto a tutti i suoi bisogni. È ancora bassino di felicità. Ma ti devo accarezzare o devo prenderti a pugni? Cosa devo fare? Amami Tamagotchi, amami. Non lo vedo molto felice, però è contento. Ok, gli ho massimizzato la felicità, ripulito tutto, non ci sono cacchine. Quindi io posso tornare avanti nel tempo di altri 350 anni per davvero. Vai, macchina del tempo, ibernazione, attivati, ok. E ci spostiamo avanti di tantissimo. De novo. Direi che stavolta è andata un po' peggio però, chiaramente l'umanità mi pare un pochettino estinta. Il mio Tamagotchi ha 750 anni, ma è vivo? Beh, di certo ha cacato. E la razza umana... diciamo che ha visto tempi migliori, di certo. Decisamente, Tamagotchi... Oh, madonna, quanto è cresciuto! Cioè, cosa sei diventato? Oh, mio Dio, ma è un mostro! Cioè, sei orribile. Aspetta, diamogli da mangiare a sto brobrio di animale. Ma posso averne uno che non sia transgenico e mutante? Ecco qua le papine. Mangia le papine. Tizio, ti sei bloccato male sull'angolino. Gli porto io le pappe che lo vedo un po' ricco. Ah, adesso che hai visto le pappe è corso subito. Ok, aspetta che magari è più grande, quindi mangia di più, butta dentro. Madonna, mi fa strano. Probabilmente devo farmi mangiare dal mio Tamagotchi. Vai, ok, perfetto. Vabbè, ui, tizio, con calma, con calma e un po' di pulizia. Ma porco cane, ho pure la cacca del Tamagotchi. Ma veramente, ma dimmi te, youtuber da una vita ed è ti riduce a farti lavori. Ho capito che non guadagni un cavolo con YouTube, ma pulire il culo al Tamagotchi, no. Ha mangiato abbastanza almeno? No, deve mangiare ancora un po'.
e ci sono comunque una marea di cacche dovunque che dobbiamo ripulirgli. Guardate che roba. Posso insegnargli a usare la spazzolone qua, così non devo farlo io. Nella storia della macchina del tempo non ha cacato, però la pianta è cresciuta un pochettino in compenso. A posto, probabilmente il Tamagotchi qua non entra. Ah, ecco qua l'ultima, perfetto. E dovremmo aver fatto tutto. Allora, tizio, aspetta che devo anche darti da mangiare, ma santo cielo. Ma dimmi te... Io che se avessi avuto un Tamagotchi sarebbe morto tipo la prima giornata, eh. Poi con questi suoni mi dai anche fastidio. Toh, mangia. A posto. Che boia io gli stia dando da mangiare, un mistero. Tizio, va a giocare con la pallina, gioca con la pallina. Che bella la pallina. Ok, lui tutto felice, felice. Secondo me verrà fuori tipo un T-Rex che annienterà l'umanità, eh. Guardalo, guardalo. Ok, ok, lui tutto felice. Segui la pallina, segui la pallina. Guarda, mi segue veramente. Ma no, ma sei dolcissimo, ti butterei sotto un ponte. Ok, ultimo tiro di palla, tizio. Vediamo un po' se la barretta va su abbastanza. Ok, a posto. Ciccio, tu vuoi dire che abbiamo fatto tutto? Ci vediamo fra altri 350 anni. Ma dimmi te che ho il subconscio malato, eh. Oh mio Dio. Ok. Oh, castelli. Mi par giusto, adesso siamo nell'epoca dei castelli. Siamo andati avanti più del solito. Il mio Tamagotchi c'ha 1300 anni. Dov'è? Ho genuinamente paura, dimmi che non sta uccidendo la razza umana. A quanto pare no, stiamo tornando però all'epoca medievale. Sono tutti felici e contenti. Va bene. Peraltro nessuno ha notato che c'è una gigantesca stanza in cui c'è un tizio del futuro che sta giocando con un Tamagotchi. E vabbè, quanto ha cacato. Oh mio Dio, questo è il mio Tamagotchi. Questo è svarionato nel cervello. E vabbè, cacca dovunque. No, vabbè, questa ve la salto perché ci vorrà una vita a pulire tutto sto popò di cacca. Ma dai. Ma che lavoro di M veramente. Siamo nel futuro, è possibile che non abbiano inventato un bel pannolone per Tamagotchi? No, hanno inventato il DeLong Gamer che sa da far chiurlo a pulire le cacche. Aspetta, magari ne posso pulire più di una assieme. Ok, andiamo un po'. Sì, posso anche fare in modo che diventi tutto verde di cacca. Perfetto. Dove è andato? Sta guardando una parete, sta sbattendo contro la parete. A quanto pare mi hanno dato il Tamagotchi con danni cerebrali. Ma santo cielo. Tizio, sei in parte alle cacche peraltro, non sei molto intelligente. Quasi fatte tutte, siamo a posto. Peraltro è molto economico il Tamagotchi, che basta che gli dai da mangiare una volta ogni 350 anni e lui è a posto. Ci credo che caghi, cosa vuoi? Ti sto dando da mangiare? Tizio, c'è la pappa. Tamagotchi, Franco, ti chiamerò Franco. Franco, Franco, ci sono le pappe. Vado, hai già svuotato tutto. Vieni di là che ti porto, non posso portarti a mangiare in continuo. Almeno alza il culo e vieni di qua. Ecco qua, un'altra dose di schifi. Ma non potrei insegnargli a premere il pulsantino, Franco? Franco, dov'è Franco? Franco, veloce, podala, podala. Devo darti ancora da mangiare. Ancora un'altra volta e poi si gioca a palla. Franco, ti sei affezionato a quella parete? Dai che è pronto da mangiare. Oh, lei è perfetto. Ora troviamo la pallina, gli tiro due pallonate in faccia, che lui si diverte così, un pochettino masochista. Dov'è la pallina peraltro? Franco, dove puoi mi hai nascosto la pallina? Ah, eccola qua la pallina. Ah, ma seguivi la pallina allora. Che tiravi smusata la parete. Tieniti, prenditi tutte le pallonate in faccia. Lui è felice, è felice. Quanto gli piacciono le pallonate in faccia. Guarda la pallina che bella. La pallina, vai. Ok, ultima serie di pallonate sulle gengive. Vabbè che sei tipo un'anatra, non credo tu abbia gengive. A posto, ti sei divertito abbastanza. Dai, Franco, che papino deve andare, su. Si deve svegliare che c'è la birretta che gli sta facendo collassare il fegato. Ok, a posto. Voglio dire un'ultima pallonata. E direi che dovremmo aver fatto tutto. Anno 3300, io ti saluto, Franco. Ci vediamo fra altri 300 anni, ciccio. Porco coglione, di sta porta che si blocca sempre. Ok, a posto, oh madonna. Quanto andiamo avanti stavolta. Addio Medioevo, parte seconda. Benvenuti nel futuro del 3008? 3000... Ah, non si sa più. Ah, aiuto. Che succede? Si è rotta la... Oh, porco cane, ho rotto la macchina del tè. Oh, mi si è rotta il coso per l'ibernazione. Dov'è il nostro Tamagotchi, peraltro? Tamagotchi? Franco? Dov'è andato? Ho genuinamente paura. Cosa potrebbe essergli accaduto? Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Quello è il mio Tamagotchi? Io ho genuinamente paura. Io quello non lo tocco. Io quello non lo tocco. Peraltro c'è merda dovunque. Perché non hai imparato a pulirti da sola? Perché non hai imparato a pulirti da solo, ciccio? Hai rotto la macchinetta per le pappe? Oddio mio. Questa è una merda, assistente. Ho chiamato l'assistente perché lei adora i Tamagotchi. Allora, è passato giusto non si sa quanto. È cresciuto tantissimo. È bellissimo il Tamagotchi, eh. È bellissimo. Guardi il Tamagotchi come è diventato. Guardi come è diventato il Tamagotchi. Devo aver sbagliato qualcosa come genitore, assistente. Lei che dice? Povero. Ma che povero? Ciao. Sono il tuo papà. Mi regali un Tamagotchi? E ti regalo questo. È già allevato. Cioè, no, ama giocare con le cacche. Ha rotto il coso del cibo. Ciao. Che faccio? Che faccio? Hai fame? Hai fame? E guarda, c'è qua il coso per il cibo? L'ha rotto.
Come ha fatto a crescere se l'ha rotto? Che faccio? Gli do da mangiare le cacche. Gli posso dare da mangiare le cacche? No, nemmeno. Dove hai buttato lo scopone per dare una pulita? Diamogli una pulita a sto povero Cristo. Cioè, che schifo. Facciamolo giocare a palla. Magari si ripiglia un attimino perché è del suo papà che l'ho abbandonato qualche migliaio di anni fa. Ecco qua. Gioca con la pallina. Vai. Oh, oh. Che ho fatto? Oh, 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 oh. Mi sono cacato. Ma tu non dovresti morire. Sì, ma mi sono affezionato un po' alla vita, ammetto. Ma ha fatto pigliare un colpo. Il gioco è morire fino a proprio. Ok, ma ho i sensi di colpa. Ok, me lo merito. Gioca pallina con papà, vero Franco? Vai Franco. Ecco perché non ho mai voluto un Tamagotchi in questa casa, assistente. È quello che ti ho portato 2 o 3 volte. È morto sicuramente. Che fine ha fatto su Tamagotchi, assistente? È lasciato a casa. È lasciato a casa? Da quanti anni? Ma fa un culo i Tamagotchi che hanno fatto per i 2 punti. Sì, qua 20 per euro. 20 anni. Sì, ma non fa un cazzo. È un Tamagotchi, cosa doveva fare? La pizza? Posso giocarci, fa tutto in automatico. Ah, tutto da lui? Sì. È il Tamagotchi per bambini scemi, a quanto sì, pare. Ma bello, costa 50 euro, tu non me lo vuoi regalare. 50 euro? Per cogliere, si tratta di regalare anche a fine mese. Cioè, finito il video, devo andare a mendicare sotto i ponti, lo sanno tutti. Appunto. Perché in Italia non ci sono più. Sarà un motivo. Buono, e questa... No, le regalo quello di Franco di prima. Non tiri il braccio, cioè, senti, mi tira il braccio. Non ho trovato la statuina, peraltro. Ah, dannazione, era in mezzo alla cacca del Tamagotchi Franco. Yay. Dica, assistente. Ok, scusate, c'ho l'assistente, mi cava il braccio. Torno subito. Mi mollo. Avevo parti dell'assistente dentro di me, non è stato piacevole. Ok, diamo giusto un'occhiata. Beh, quinto livello, è su un'isola pacifica e tropicale. Cosa potrebbe mai accadere? Vediamo un po'. Oh mio Dio, l'isola con la birra in fondo promette bene. Cos'è successo peraltro? Beh, quella è la balena degli scorsi capitoli del gioco. Ma sì, è Moby Dick. A quanto pare è deragliato anche un tre. Cos'è? Ma è un mare di birra? Ciccio, hai trasformato il mare in birra? Ma mi prendi per il chiurlo. Oh mio Dio, ci credo che Moby Dick è morto. Moby Dick è morto alcolizzato. Ciao Moby Dick, non ti vedo per niente bene, Guarda, anche i fiumi sono fatti di birra. Tizio, ho capito l'alcolismo, ma santo cielo, peraltro è la extra strong. Abbiamo letteralmente ucciso ogni forma di vita in sto cavolo di pozzo. C'è il pogo? Ci sono pulsanti per far cose? E tutto questo? Oh no. Sento dei tic in giro, aspetta. Oi, no, aspetta, non mi aspettavo che si resettasse. Vai, ok. Prendi il pogo. Oddio. Oh, ma dai, non puoi pogarmi così senza un minimo di rispetto. Aspetta. No, vabbè. Devo arrivare in cima. Ma perché non ha rimbalzato? Ma dai, mi sono preso per il chiurlo dalla vita. Guarda che posto. Ma mi sto cercando di scalare la montagna fino in cima alla birra. Ma mi prendi in giro perché mi vengo colto dall'ansia. Poi, oh, madonna, c'è pieno di roba laggiù. Cos'è laggiù? Il drago morto dello scorso giochi. C'è tutta la roba degli scorsi episodi. Aspetta. Ah, beh. Ho capito questo per far cosa? Beh, ma devo portare cose qua io. Aiuto. Oh, che ho fatto? Probabilmente devo portare cose qui prima. E dirmelo prima, no. Setta serve. Una palla. No, una noce di cocco serve. Vabbè, di noci di cocco ce ne sono parecchie, peraltro. C'è anche il trampolino. Cos'è? Oh mio Dio, c'è Hal! Vi ricordate che c'era quel livello in cui dovevamo bloccare l'intelligenza artificiale? Super Mario. Il drago, sì, c'è il drago. La boa. Oh, vabbè. Il grattacielo dove c'è stata la battaglia finale. No, vabbè. E questo cos'è? Buongiorno. Ah, devo buttare giù tutte le birrette. Aspetta un po', ci provo. Olè! Non è rimasta una. Ah, che ho vinto. Ah, c'è la statuina. Non l'avevo visto. Salve. Ok, posso prendere anche questo? Posso prendere tutto io? Vabbè, mi porto via i bamboccini qua, perfetto. Però quello che a noi serve è la noce di cocco che dobbiamo portare in cima per qualche motivo misterioso, ma vabbè, dettagli. Ok, si è accesa. Probabilmente dovremmo buttare la noce di cocco dentro la birra per bloccare il fiume. No, no, non ci capisco niente. Onestamente non co... Oh, ho buggato il gioco! Aiuto! Ho strabuggato il gioco! Cosa ho fatto? Sto volando. Oh, ma perché non sto fermo pure io ogni tanto? Ok, vita, cado sulla birra. Olè, sono atterrato sulla birra senza nessun motivo apparente, ma vabbè, dettagli. Yay, ma vabbè, come faccio io certe cose pochi ci riescono. Ho fatto così, poi l'ho afferrato.
Come ho fatto? Vabbè, è un mistero che la scienza non riesce a spiegarsi. E qui peraltro c'è la faccia del nostro sleeping guy che sta attirando tutta la birra. La posso intasare con una noce di cocco? Vediamo un po' se gliela incasino di brutto. Olè! No, non va dentro, peccato, volevo intasargliela di brutto. Ammetto che così fa strano. Ehi là, aspetta un attimo, avete visto? C'era una scimmia con un tappo in mano. Mi sa che dobbiamo probabilmente recuperare i tappi dalle scimmie. Eccola laggiù. Ciao scimmietta, prendi la noce di cocco. Presa, olè in pieno. E mi ha dato un tappo. Un tappo per cosa? L'unica cosa che posso chiudere presumo siano le varie bocche dei tizi. Vediamo un po'. Vediamo un po' se gli mollo il tappo. Oh, ok. Il livello di birra è aumentato. Ecco cosa dobbiamo fare, adesso lo sappiamo. Che faccio da chi urlo, peraltro. Allora, dopo un'ora che io e l'assistente ci siamo messi a cercare scimmiette, ho trovato un pulsante. Che non fa nulla. Pulsante? Pulsante? Oh, ok, ha fatto comparire del terreno. Oh, ok, di nuovo parkour. Va bene, nessun problema, c'ho il parkour nel corpo. Perché non mi sono portato via il pogo, peraltro? Che probabilmente mi avrebbe semplificato la vita. Ah! Sicuramente mi avrebbe semplificato la vita. Ribadisco che far fare parkour a un panzone imbriacone non è la migliore delle idee. Oh, ecco dov'era il tappo. Era sul tetto dell'altro gioco. Ma parca di quella parca. Ok, vediamo di andare di sotto e bloccare il muso di quell'altro scemotolo. Ok, ora mi serve un'altra faccia di quello scemo, che guarda caso è qui. E voilà. Ok, la noce di cocco che ho lasciato dentro a quanto pare non bugga il tutto. Quindi non è sempre una scimmia. E perché non me lo dici prima, gioco, queste cose? Dobbiamo bazzicare attorno all'area da bloccare e capire cosa poi bisogna fare. Guardate come stai riempiendo la birretta. Mio Dio, tutta la faccio vomitare. Gironzolando ho trovato un tappo. Non so da dove. Gironzolavo e ho venuto fuori il tappo. Vai, perfetto. Questo dovrebbe innalzare ancora il livello. Oh, oh, oh. Quasi. Non ho capito se ci siamo o se c'è un altro... Diciamo che la bottiglia si muove in maniera abbastanza pericolosa. Probabilmente con una delle noci di cocco adesso devo pigliare il tappo in modo tale che... Sì, ma non ce la farò mai. Peraltro è inquietantissimo. Si muove tutto. Aspetta, no, mi sa che ce n'è un'altra. Sembrava troppo bello. Una X. La X finestra l'abbiamo incontrata o dove bisogna recuperare oggetti o dove cadono oggetti o dove ti arriva un pacco di Amazon. Ah, ho trovato la pala. Ok, quindi bisogna scavare dove c'era la X. Il problema è che adesso ho perso la X, eccola qui. Vai, scava, scava, scava. Vabbè, oltre cose vola. Tappo! Tappo, non sta andarmi in culo Landia. Ma dimmi te, a posto? Maledetto imbriacone, ti insegno io a diventare astemio. Ok, adesso... oh mio Dio. Ok. Oh mio Dio, il drago? Ma maledetto drago, sei tornato? Ma perché? Ma perché? Ok, quindi dobbiamo probabilmente colpire il drago con la noce di cocco. Ah, sembra quasi che piova birra. Ok, allora riattiviamo il meccanismo. Ve la salto perché sta parte l'ho rifatta talmente tante volte ormai che santi numi. Ok, ci siamo, ci siamo, molla tutto. Ehi, ehi, maledetto rompiscatole, cagami. L'ho preso, è scivolato tantissimo il drago. Oh oh, oh mio Dio, che succede? Ah, birra dovunque. Porca di quella porca. Il drago sta cercando di tenere il tappo fermo sulla bottiglia. Ok. Potrei aver fatto un po' di casino, in effetti, eh. Oh, e finalmente me ne posso uscire da sto maledetto incubo. Oh, mio Dio, aspetta che passano sempre camion. Ah, ah, posso passare tranquillamente? Ah, ah. Che succede se mi prendo un camion in faccia? Whee! Aia. Piacere non fa. Oh, mi sono svegliato. Ok, perfetto, perfetto. Era quello l'obiettivo, in effetti. Svegliarmi completamente. La birra sta tentando di attirarmi dall'altra parte della strada. Io la metterei via, eh. No, cattiva birra. Potevi anche appoggiarla da qualche parte, eh. Torna alla birra normale che dice aveva gli enigmi più semplici. Ah. Tizio, comunque io un medico bravo lo chiamerei. Hai bisogno di un trapianto di fegato, cervello e altre cose, tanto che ci siamo. Quest'uomo non fa nulla tutto il giorno. Ok, ci siamo finiti anche il secondo gioco. Ma do con quanti porchi voi non ci avete idea. Spero ovviamente che vi sia piaciuto. Se vi siete persi la serie originale, in descrizione trovate sempre il link. Datela a vedere, ci hanno fatti un 4-5 episodi. Era veramente fuori di testa, è veramente carina. Buono, e allora anche per questa serie è tutto. Lasciate un bel mi piace se vi siete divertiti. Condividete, se vi piace crescere. E noi ci vedremo in un altro gioco. Ciao ciao.